Susanna. Susanna, hai sentito anche tu? Sì. Sembra che portino un morto. Fino dal ministro. Non intendo assolutamente. Dio ti ringrazio. Davale è vivo. Il coltello. Il coltello. Albert, mi aiuti. Victor, chiami la polizia. Subito, signorina. È morto, non c'è più niente da fare. Salve, sono Isidore Beautrelet, cronista dell'Argus Parisien, il giornale che vi dà oggi le notizie di domani e ve le dà per primo. Una bella foto, brigadiere? Ma non so se è contro il regolamento. Su, 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 una bella foto in prima pagina non ha mai compromesso una promozione. Forza, brigadiere, un bel sorriso. Così. Allora, la scena del delitto. Che scena? Dove c'è il morto. Sì, ho capito, ma poi il giudice istruttore... Ma non ci pensi al giudice. Sta arrivando, lo precedo. Ah, bene.
No, 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 nessuno può toccare il cadavere prima della visita del medico legale. No, non deve toccare niente. Va bene, brigadiere, stia tranquillo. Come va, principale? Bene, benissimo. Come infermiere sei un artista. Oh. No, 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 no. Sento che non mi hai lasciato neanche un pezzetto di piombo nel polpaccio. Bene. È incredibile. Farmi impallinare come un merlo da una ragazza di sogno, io, Li Peng. È un caso unico. Dirò anche comico. La stupidella mi ha rovinato un mantello nuovo di zecca. Dovrò occuparmi di lei seriamente. Non mi ricordo niente. E sto male. Se mi permette insistere, è indubbio comunque che abbia mormorato il coltello. Il coltello! Dunque lo aveva visto. Nessuna traccia del malvivente, signor giudice. Gli uomini seguitano a circondare la casa e tutto il parco. In questa faccenda è tutto di una semplicità lampante. Un malandrino, col cappello a cilindro, entra in questo castello, spalleggiato da quattro complici, che se ne rivanno portando via il corpo inanimato di una quinta persona estranea a questa casa. Esatto, signorina? Ciò nonostante, secondo testimonianze tutte concordanti, niente è stato rubato. Non basta. Il suddetto bandito pugnala l'amministratore del castello servendosi di un coltello da caccia staccato da questa grande panoplia. Non si sa da chi. È così, signorina De Gevre? Sì, signor giudice. La signorina de Saint-Véran spara decisa contro il miserabile, lo colpisce, ma lui però scompare, si volatilizza, lasciando come unica traccia del suo passaggio un cadavere e un cappello a cilindro. È tutto di una chiarezza. Metto a verbale? Naturalmente no. Questa faccenda, signor giudice, avrebbe tutto l'aspetto di un colpo organizzato da Arsenio Lupin, se non ci fosse un morto. Lupin non uccide mai. Chi è lei, giovanotto, che si permette di interferire nell'inchiesta del signor giudice? Già, chi è lei? Isidore Beautrelet, cronista dell'Argus Parisien. Ah, l'Argus Parisien. Lei scrive per un giornale molto simpatico. Ma temo di non poterle permettere di seguire la mia inchiesta così da vicino come forse vorrebbe. È proibito dal codice di procedura. Le ho chiesto forse il suo parere? Mi permetto informarla che in qualche occasione sono stato utile agli inquirenti. Ho risolto io il mistero dei tre campanelli della Rue Frémicourt. Oh! E se lei vuole posso esibirle una lettera in cui il prefetto di polizia mi ringrazia per le mie deduzioni nel caso dell'impiccato del boulevard Richard Lenoir. Bene, bravo, bravo. Dunque, secondo lei, che cosa sarebbe successo? Ecco, vede, io noto, ossia notiamo, sì, con sorpresa, sì, che Daval, la vittima, si chiama così, no? Daval, Daval, Daval. Daval era completamente vestito in piena notte. È giusto? Da questo dettaglio possiamo dedurre che Daval non si era coricato. Perché? E già, perché? Era complice di Lupin. Non scriva. Doveva fare qualcosa, una cosa essenziale. Quale? Eh sì, quale? Non scriva. No, scusi, lei non mi segue. Come no? Doveva disporre le cose in modo da cancellare ogni evidenza del furto che era stato compiuto. Da questo concludo che Lupin non ha ucciso Daval. Ma è evidente, non c'è dubbio. Non le pare? È scrivi, Daval. Ma ti aspetta. Sta scrivendo? Vada avanti. È Daval che doveva aiutare Lupin in questa sua impresa audacissima. Ah. Vero, signor Conte?
Ma sì, la prego, a questo punto ci dica cosa è successo in realtà. Sono stato io a uccidere Daval. Quando sono entrato in questa stanza, l'uomo in frac diceva a Daval: imbecille, dovevano dormire tutti. T'ho pagato e bene per tradire il tuo padrone. E poi se n'è andato senza neanche voltarsi. Daval, vedendosi scoperto, si è lanciato contro di me. Mi ha preso per il collo, deciso a strangolarmi. Eravamo accanto alla parete. Mi sono trovato con la mano su quel coltello. L'ho afferrato e ho colpito. Poi Daval mi ha strappato il coltello. E non ricordo altro. È così che è andata. Alla luce di questa versione dei fatti, il signor Conte de Gèvre ha colpito indubbiamente per legittima difesa, ossia per salvare la propria vita, e quindi imbecille, dovevano dormire tutti. Non vi dice niente questa frase? Aspetti un po', signor giudice. Sì? Dov'era questa bottiglietta? L'abbiamo trovata in tasca al morto. Scommetto che contiene un sonnifero. Che Daval doveva dare agli abitanti della casa. Il che non ha fatto. Il che non ha fatto. Ecco dunque il granello di sabbia che ha inceppato il piano perfetto di Arsenio... Signor giudice. Sì? Ma questo non è il cilindro perso stanotte da Arsenio Lupin? Ma sì, come no? È di un cappellaio di Dieppe. In quell'altro c'era un'etichetta di Parigi con le iniziali AL. È vero. Ma chi ha osato fare questa ignobile sostituzione? Questa ignobile sostituzione? Il cancelliere! Il cancelliere, il cancelliere, il can... Il mio cancelliere! La mia motocicletta! Fermatelo! Fermatelo! Prendetelo! Corre indietro! Fermo! Fermo! Corre indietro, detto! Il cancelliere! Il mio cancelliere! Il mio cancelliere complice di Arsenio Lupin. Per quanto strano, non può esserci dubbio. Era con lei da molto tempo? Una settimana, 7 giorni. Ma signor giudice! Un ragazzo che mi era stato caldamente raccomandato. Che avrei tirato su. Oh, signor giudice! Oh! Oh, aiutate, aiutate quella signorina a portare il conte in camera sua. Nessuno deve lasciare il castello! L'inchiesta riprenderà non appena mi sentirò meglio. Non appena il signor Conte de Gèvre si sentirà meglio. Quest'ordine vale anche per lei, signor Beautrelet. Ne sono felice, signor giudice. Questo caso comincia davvero ad affascinarmi. Grognard, questo cronista deve essere un fenomeno per averti spaventato in questo modo. Guardi, principale, che è una cosa seria. Con 3 deduzioni ha demolito metà della faccenda. No, ma davvero interessante, sai? Ha riconosciuto di colpo lo stile di Lupin e la sua innocenza per la morte di quel vigliacco di Daval. A questo punto il giudice Diuredamio, ex principale tutt'altro che sciocco, ha fatto confessare la coltellata al vecchio conte de Gèvre. Magnifico, la verità trionfa. Non c'è mica da rallegrarsi, perché Beautrelet ha anche capito al volo la faccenda del cilindro. Questione ancora di qualche minuto e mi avrebbe consegnato ai poliziotti. È davvero in gamba quel ragazzo. Ma che cosa fa? Shh, una mia piccola ricostruzione personale. Shh. Mi scusi, ma non mi pare molto serio. Lavorare in allegria è il mio motto. Il giudice ha proibito a tutti di toccare quel cilindro. Sì, lo so, ma ho corrotto il poliziotto. E lui ha accettato. Certo,
Ho comprato il suo silenzio con una foto in prima pagina e una bottiglia di sidro. Che ancora non mi convince. Lupin non uccide. Lo ha affermato lei stesso e giustamente. Però ruba. Invece, gli abitanti del castello, nessuno escluso, sostengono che niente è stato sottratto. E lei crede che Lupin avrebbe montato un piano così complesso senza la speranza, o meglio, la certezza di un grosso bottino? È tutto pronto. Bene. Allora, controlla che tutto parta. E ci occupiamo di Beautrelet. Sì, principale. Grazie. No. Lei, conte, dunque, insiste? No, grazie. Insiste, ripeto, nel dire che niente le è stato rubato. Niente. È così, le dico. Ma. Bene, scriva, brigadiere. No. No. Non scriva una cosa contraria alla verità. Per fortuna, principale, lei ha rubato le antiche mappe del feudo. Senza di esse non troveranno mai l'entrata di questo sotterraneo. E meno ancora la sua uscita a 7 chilometri dal castello. Sostengo che un furto è stato commesso. Ma... Io vi dico che Lupin ha portato via da questa sala degli oggetti di grande valore. Signor Conte, vuole prestarmi un momento il suo bastone? Grazie. Ma è impazzito! Un capolavoro! Un pezzo unico! Fermatelo! Buoni, buoni. Ma che fa? Questo è un capolavoro dell'imbroglio. Ed è firmato... Arsenio Lupin. E non è finita. Oh. Ecco cosa resta della sua collezione di statue gotiche dopo il passaggio di Lupin. Ma come ha fatto Arsenio Lupin a sostituirle? Lo saprà, signor giudice. Domani. Leggendo il mio articolo nell'Argus Parisien. Brigadiere! Brigadiere, che ce l'abbiamo trovato? È ancora nel parco. Sta cercando di scappare.
indietro! Torni indietro, può essere pericoloso! Questa parte. Come sa chi sono? Io non la conosco. Ma sì, invece. Da stamani non fai che occuparti di me. Come, lei sarebbe Arsène? Io sono colui che ti piace credere che io sia. Arrenditi, Lupin! Perspicace, mi sei simpatico, Isidore. Presuntuoso, mi piaci molto meno. Su, vieni. Devi andare a scrivere il tuo articolo. E mi fa piacere che si parli di me. Ti accompagno fino al tuo giornale. Su, andiamo. E questo che significa? È la tua macchina fotografica, l'ho fatta prelevare. Non potevo certo farti andare via senza le tue lastre. Un articolo su Lupin in prima pagina deve essere riccamente illustrato, no? Beh, sì, grazie. Non c'è di che. Scusi. Riavrai la tua moto a domicilio, Porto Franco. Lei pensa proprio a tutto, eh? È il segreto del mio successo. Signor ambasciatore. Grazie, Isidore. Potevi denunciarmi ai poliziotti. Ah, amici suoi travestiti. No, non ci casco. Stavolta ti sbagli. Quelli erano veri. Il ladro gentiluomo. Con un gesto signorile da grand'uomo di mondo. È quasi un panegirico. Riveda quest'articolo da cima a fondo e senza incensamenti, signor Beautrelet. Ma direttore, è stato di una grande correttezza. Per i nostri lettori si tratta di un pericoloso delinquente. Il suo articolo è eccellente. Ma lei deve scrivere, quando parla di Lupin, solo grassatore, bandito, ladro, farabutto, canaglia, borsaiolo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma, direttore... Non discuta, non voglio sentire storie. Avanti,
mi corregga quest'articolo, e subito, capito? Come vuole. No, no, giù, giù, bravo. Buono, buono. Giù. Tutto sommato, principale, è molto più difficile vendere che prendere. Caro Grognar, sono tempi difficili. Il vero problema non è la produzione, ma la distribuzione. Serve a poco riempire la nostra caverna di Alibaba se poi non possiamo collocare la merce. Bisognerà studiare i mercati stranieri, introdurre nei sistemi di vendita tecniche moderne come la posta, la stampa, eccetera. Per questo si coccola tanto il signor Beautrelet. Naturalmente. Essere simpatico a quel ragazzo per me è importantissimo. Un buon articolo sul suo giornale, ben orchestrato, serio, favorevole, può giovare molto al mio nome sul mercato. I suoi sono veri sistemi d'avanguardia. È un principio ben collaudato. Se non si avanza, si indietreggia. Mm. La signorina de Saint-Véran è a Parigi da 3 giorni. Sì. Alloggia in un piccolo albergo di Rue Saint-Père. Mm-hmm. Segue un corso all'università e uno di tennis a Neuilly. Ah, l'ha sistemata per le feste il suo amico Beautrelet. Puoi andare. Ha capito tutto, svelato tutto, sia il furto che il trasloco. Che ingrato. Guarda come mi tratta. Grande canaglia, malvivente, borsaiolo da fiera, falso gentiluomo. Isidore mi deludi. Possiamo impacchettarlo e spedirlo per un po' in campagna, quanto basta perché impari a stare al mondo. No, no, no. Ci penserò io a insegnargli le buone maniere. Ma non oggi, Grognar. Ho ben altro da fare. Buongiorno, signor De Linares. Buongiorno, Julien. Come sta? Bene, grazie. Senta, mi aiuti lei? Il mio compagno non è venuto. Ma se la signorina de Saint-Véran permette, le sospendo la lezione, così può fare un po' di palleggio con lei. Il signor Armand De Linares e la signorina Raimonde de Saint-Véran. Mi accetta come suo partner? Con molto piacere. Signorina, a più tardi. Signor De Linares.
Vorranno scusarmi, signori. Sono stato trattenuto alle belle arti. Loro signori avranno notato certo la bellezza insuperabile di questo pezzo unico. XIII secolo. Opera di alta scuola. Della quale purtroppo non c'è pervenuto il nome dell'autore. Un'opera statuaria rarissima. Nessun museo al mondo ne possiede l'uguale. Ho già un'offerta da oltreoceano di 20 milioni. Inizieremo la licitazione da questa somma. Data l'entità della cifra, limiterò la commissione al 5%. Iniziate le offerte da 20 milioni. 21. 22. 25. 28. 30 e pago su una banca svizzera. 35 in dollari a Tangeri. 35. Non è per lei, eccellenza. 40 in sterline sulla mia banca di Beirut. A 40 milioni lei rinuncia? 41. 2. 3. Aggiudicata. Il petrolio oggi alla meglio sulle acciaierie. Che tempi! Non se la prenda, mi dispiace. Che i potenti geni guardiani dei tesori le siano sempre propizi. Grazie, eccellenza. Le dirò che ho con loro un accordo molto solido. Visto che ha perso il cilindro di mattina, deve essere uno che si dà alla pazza gioia. Ael. Auguste Levenville. No, non può essere, è in India a caccia alla tigre. Ael. Ah, Armand Linares. Lui di certo. Molto chic, ha una bella villa. 12 rue Boulevard. 12 rue Boulevard. Bene, la ringrazio molto. Ah, un momento. Il signor De Linares ha lasciato una lettera per un certo Isidore Beautrelet. È lei per caso? Sì. Mi invita a colazione. Grazie. Arsenio, non ti pare di essere stato cattivo con mio zio? Se lo merita. È uno che si è scandalosamente arricchito con la guerra. Gli speculatori li odio. Sì? Cosa c'è, Grognard? Sì. L'hai fatto aspettare? Molto bene. Tutt'altro che stupido il nostro Beautrelet. Lo sapevo che mi avrebbe ritracciato grazie al cilindro. Arsenio, tu scherzi col fuoco. Ceniamo insieme stasera, ricordalo. Fallo passare. Bene.
Buongiorno, caro Isidoro. Vedo che hai ricevuto il mio invito e ne sono lieto. Scusa se ti ho fatto aspettare. Così Armand de Linares e Lupin, due metà. Il paragone ha un sapore un po' nuziale, ma... esatto. Diciamo identità perfetta fra Lupin e Linares. Bravo. Vieni. Senti, Isidoro, accomodati. Lo sai che dovrei tirarti le orecchie? Bella roba quel tuo articolo. Mi definisci borsaiolo da fiera, malvivente, eccetera. No, io non c'entro affatto. Ah. È il mio direttore. Per lui il primo articolo era troppo a suo favore. E così tu hai accettato di correggerlo, eh? Aggiungendo la viltà all'ingratitudine. Insultare me che t'ho trattato con tanta cortesia. E questo non basta. Ma come? Scopri lo scambio delle statue e non hai il buon gusto di farmi i complimenti. Per cosa? Per aver svaligiato quel povero conte De Gevres? No, senti, non è il caso, eh? De Gevres è un ignobile profittatore che durante la guerra ha fatto delle speculazioni che gli hanno procurato una ricchezza immeritata. Ah, ma... è così. Ma ora non parliamo più del passato. Porto 1895. Lei sa fare proprio tutto. Cancelliere, maître d'hôtel... e motociclista, se occorre. Mi auguro che abbia trovato la macchina in buono stato. Riserva del Re d'Inghilterra. Ai tuoi successi. Grazie. Brindando ai tuoi successi, lo faccio con molta sincerità, ma non vorrei che tu li ottenessi contro di me. Faccio il mio mestiere. E chi ti proibisce di cambiare mestiere? Chateau Pagely, 1915. Senti, nel giornalismo senza protezioni non hai avvenire. Quel signor Land, il tuo direttore, ti impone la sua volontà. Isidoro, tu getti via il tuo ingegno, sprechi le tue energie. Sì, sì. E peso anche le parole. Come attaccare me? Ammetto che molti avrebbero voluto farlo e non hanno osato. Ma questo non cambia le cose. Isidoro, ti faccio una proposta. Vieni a lavorare con me. Credi. Hai tutte le qualità necessarie e con la mia equipe acquisisci la migliore preparazione professionale nella specialità. Dimmi di sì e cominci domani. Una settimana di lavoro al mese e in una settimana il guadagno di 2 anni del miserabile stipendio che ti concede il signor Land, quel negriero. Allora, cosa ne dici? Dico no, Lupin. Non sarò mai il tuo complice. Isidoro, stai dimostrando un'ostinazione imperdonabile. Può darsi. Peggio per me. Tu almeno hai materiale per un articolo. Ne vedo già il titolo, a tutta pagina. A colazione con Lupin. Signor prefetto, posso... O questa notizia è pura opera di fantasia, ossia falsa, e sarebbe già un reato, oppure tutto l'articolo è vero. E allora il suo cronista è colpevole. Ma colpevole di che, scusi? Deve dire, signor prefetto. Di cosa sarei colpevole, signor prefetto? Di non essersi precipitato da noi appena conosciuto il falso nome e l'indirizzo di Lupin. Avremmo impiegato la forza, circondato la casa, tutto il quartiere. Io non faccio soffiate. E sia, ma potrebbe benissimo essere un bugiardo, quello che la medicina moderna definisce un mitomane. Io trovo perlomeno strano che lei incontri continuamente Arsène Lupin, mentre il commissario Guerchard, che lo cerca, non lo trova mai. Tutto quello che ho scritto è vero.
Quando è così, lei accompagnerà il signor Gershara e un paio di ispettori all'indirizzo dove lei ha fatto quell'incredibile colazione. Ma, signor prefetto, da ieri a oggi... Oh, Lupin è un buon giocatore e fida nella sua discrezione. Si sentirà ancora al sicuro in quella casa. Non ha scelta, Beautrelet. O così, o finisce dentro e per quanto tempo nessuno lo sa. Avanti, che aspetta? Sia ragionevole. E poi, che splendido articolo se questi signori arrestano Arsenio Lupin. Polizia! La polizia! Guardiamo il tuo padrone! Ma che c'entro io? Io non c'entro! Avanti, avanti! Forza! Tu piazzati lì! Tu! Venite con me voi! Ti ho preso, Lupin! Cos'è questo chiasso? Chi siete? Che volete da me? Dai, su! Ma è impazzito, che fa? Arsenio, fai bene la commedia, ma com'è non attacca? Bravi ragazzi, sento che ci saranno promozioni per tutti. Non finisce così, vi assicuro, mi rivolgerò al Presidente del Consiglio! Non lo riconosco mica, commissario. È da questo che si riconosce Lupin. Non si riconosce mai! Signor De Linares, la prego di nuovo di accettare tutte le mie scuse. Quello che è accaduto non è scusabile. Come diplomatico il mio domicilio gode dell'extraterritorialità. Violandolo avete violato la mia patria. E avete molestato un suo rappresentante. È un affare che sarà regolato dalle cancellerie. Interesserò subito il Quai d'Orsay. Complimenti, Gershard. Grazie alla sua idiozia io ora rischio di saltare. E lei, scribacchino, sarà contento, si parlerà di lei. Ma non ballerò io solo in questa festa. Signor prefetto, una perquisizione ci ha svelato tutto. Lupin aveva affittato la casa confinante con quella del signor De Linares, aprendo tra le due un passaggio che abbiamo anche scoperto. Che avete scoperto dopo che Lupin se n'è servito per 6 mesi durante l'assenza di De Linares. Dopo! Sempre dopo! Dovrei trasferirla in archivio, sotto i tetti, a contare gli schedari. Quanto a lei, giovane intrigante, che ne direbbe di una bella incriminazione per intralcio alla giustizia? Fuori dai piedi tutte e due e svelti, prima che me ne penta. Avanti. Ah, signor Beautrelet, c'è una lettera. È certo di una donna. È profumata. Deve essere carezza cinese. O magari furto di notte. Signora Chamounard, mi fa la cortesia, la grande cortesia di darmi la mia lettera senza tanti commenti? Si figuri, non si può neanche parlare adesso. Grazie, signora Chamounard. Caro signor Beautrelet, non so come ringraziarla, no? E sarei molto felice se venisse a passare qualche giorno a Gèvres, nostro ospite.
Suzanne de Gèvre. Voilà. Yippee! Signor prefetto, pace a te. Vado da Suzanne, signor prefetto, pace a te. Ti saluta Botrelé! Benvenuto a Gèvre, signor Botrelé. Grazie dell'accoglienza, signore. E dica, come sta il conte suo padre? È andato a riposarsi in Italia. Ah, bene, benissimo. Quello che è successo lo ha sconvolto. Capisco. E sua cugina, la signorina de Saint-Véran? A lei posso dirlo, è stata romanticamente rapita da un diplomatico sudamericano, Armand de Linares. Come ha detto? Armand de Linares? Sì. Vorrei vederla, la faccia di questo Casanova. Ci terrei proprio. Niente di più facile. Perché? Raymond verrà qui oggi con quel signore. Ah, bene. Ah, eccoli. Deve essere la loro macchina. Raymond! Auguro a tutte e due tanta felicità. Affido a voi Raymond. Come? Mi era sembrato di capire che... No, purtroppo Lupin sa anche sacrificarsi. Sa rinunciare alla donna che ama. Una signorina de Saint-Véran non può sposare un ladro, sia pure gentiluomo. Fateglielo capire voi. È per il suo bene e per il suo onore che Lupin sparisce. Vegliate su di lei. Nello stato in cui è capace di tutto. Ma, attento, principale! Quella ricomincia! Di nuovo? Ma è una mania. Dai, parti, ritirata strategica. Spesso le donne principali sono più pericolose della polizia. Lo so, Grognard. E la cosa importante è non farsi prendere in trappola da nessuna delle due. Porter des fleurs.